person that you were. Sono il fondatore di Master Trading Italy. Da circa 20 anni mi occupo di finanza a diversi livelli. Cioè abbiamo fatto il leasing quando ancora il leasing non si sapeva che cos'era, il factoring, poi ci siamo occupati di formazione professionale, di franchising, e poi nel 2000 c'è stata la grande rivoluzione internet. E con internet che cosa è successo? Internet è partito un po' prima, ma diciamo che nel 2000 c'è stato la svolta epocale e la possibilità per il cosiddetto parco buoni, una volta così ci chiamavano, no? Di operare direttamente in borsa come facevano una volta solo ed esclusivamente gli agenti di cambio o le banche. Quindi la grande opportunità al popolo è stata quella di poter interagire direttamente tramite internet, quindi il trading online. Trading online che può svolgersi in tanti modi, ma quello che noi oggi siamo qua a conoscere è il Forex, il mercato dei cambi. Il mercato dei cambi era un'altra cosa che fino a pochissimo tempo fa era riservata esclusivamente, tassativamente, a banche e a istituti finanziari. Per i privati era assolutamente off-limits. Oddio, c'era qualche privato che magari operava già sul Forex, lo so, Gianni Agnelli, Berlusconi, quella gente lì, ma noi non potevamo accedere. Se uno andava in banca, diciamo, di comprare $1 milione, probabilmente il direttore della banca sveniva, e quando gli davano i saldi diceva: lei è nato, non lo fare, a meno che non abbia motivo per acquistare, perché deve fare, eccetera, eccetera. Allora, ma veniamo a noi. Dicevo, abbiamo iniziato quindi ad interessarci di Forex, e siccome già ci occupavamo di formazione, ecco che siamo arrivati alla formazione del Forex. Quando abbiamo iniziato eravamo pochissimi, le scuole di trading online, le scuole in maggior ragione le scuole di Forex, no? Eravamo pochissimi ed erano pochissimi anche le persone che se ne interessavano. Oggi, da un anno o due a questa parte, diciamo che le trading school si sono moltiplicate, sono nate come i funghi, eccetera, eccetera, e chi era partito prima con altre strategie, con altre metodologie di investimento, ha scoperto il Forex, e adesso anche quelli che facevano solo le opzioni sul mercato americano si interessano di Forex, e tanti altri, insomma, ne sono nati veramente come i funghi. E speriamo anche che ci sia lavoro per tutti, ma in questo momento sembra proprio che il Forex sia l'unico strumento finanziario che non sta minimamente risentendo della crisi che sta investendo i mercati finanziari mondiali. Perché questo? Perché un'azione della società più importante del mondo, quando ci sono questi sballottamenti, questi tsunami finanziari, in un giorno o in un'ora può perdere il 50% del proprio capitale. Avrete sentito informazioni anche un po' devianti in questi ultimi giorni, dove la televisione, come la CNN, diceva: oggi bruciati 350 miliardi in borsa. Falsissimo, sale. Non è vero, non è stato bruciato niente, è stato spostato. Perché in borsa i soldi non si bruciano, le azioni non si bruciano, però si spostano, e quindi si spostano dei capitali. C'è stato qualcuno che li ha persi, quei 350 miliardi. C'è stato qualcun altro, molti meno, che però hanno guadagnato, e hanno guadagnato tanto, perché se sono in tanti che perdono e sono in pochi che guadagnano, ecco, i pochi che guadagnano, guadagnano alla grande. Quindi
non si brucia, però le azioni possono perdere di valore in maniera anche esagerata, cosa che non può accadere nel forex, perlomeno non può accadere nelle monete più importanti. Quando parliamo di euro, quando parliamo di dollaro, quando parliamo di sterlina e quando parliamo di yen, e vi ho già citato le major, le quattro monete che fanno girare il mondo. Bene, quando parliamo di queste valute, parliamo di valute che possono oscillare, salire, scendere, eccetera, ma un dollaro, un euro, una sterlina non possono perdere il 10, 20, 30, 40%, a meno che non scoppia la guerra mondiale, ma a quel punto lì abbiamo altri problemi, no? Quindi, il forex, ecco perché il forex. Il forex perché è un mercato che consente agli operatori che conoscono le metodologie operative di speculare in questo mercato. Speculare non è una parolaccia, speculare questo mercato, ovvero guadagnare, rischiando molto meno di quello che invece, diciamo così, hanno la possibilità di guadagnare. Questo non vuol dire che sia facile, non vuol dire che tutti guadagnino. Le statistiche, io non so se sono giuste o sbagliate, ma dicono che più dell'80% degli operatori improvvisati nel forex perdono. E qua torniamo al discorso, allora se l'80% perdono, il 20% che guadagnano, guadagnano dei miei soldi, no? Chiaro? Bene, vi volevo solo raccontare un piccolo aneddoto. Quando mia figlia era più piccola, a scuola la maestra ha detto: fate un disegno del lavoro che fa vostro padre, no? E lei ha disegnato un imbianchino con un barattolo, con i pennelli, con la scala, eccetera, preso un bel voto per quel disegno lì, e quindi mi ha fatto vedere il disegno, no? E io ho detto: va bene, con tutto il rispetto per l'imbianchino, io non ho mai preso un pennello in mano, sono negato per i lavori manuali, perché si è detto che tuo padre fa l'imbianchino? E lei ha detto: e come disegnavo uno che insegna il forex? E allora ho dovuto tenermi questo disegno, anzi l'abbiamo appeso, l'abbiamo messo in cornice. Vabbè, a parte questa digressione, sarà il caso che cominciamo, perché oggi la giornata sarà bella, bella tosta, bella piena. Adesso partiamo, poi alle 11 facciamo un break per il caffè, alla 1 abbiamo il catering che ci porterà un lungo pranzo in piedi, poi andiamo avanti, nel pomeriggio facciamo un altro break per il caffè e poi questa sera alle 6 terminiamo questa prima giornata. Domani tutti sapete che c'è un'altra giornata, c'è chi parteciperà anche alla seconda giornata, c'è chi non parteciperà. Per cui, ecco, un'altra cosa importante che vi volevo dire, stiamo facendo una registrazione con una videocamera. Questa registrazione viene solo puntata sui relatori, non viene ripreso il pubblico, quindi non ci sono problemi di privacy. Poi, se questa sera qualcuno vorrà parlare o fare delle domande, eccetera, eccetera, e se accetta di essere ripreso, verrà ripreso, in caso contrario nessuno viene ripreso senza che ci sia la sua piena e consapevole autorizzazione. Bene, allora. Che cos'è il forex? Il forex o foreign exchange, io cercherò di usare meno